arrivati a introdurre il concetto di algoritmo e abbiamo legato il concetto di algoritmo anche alla capacità dell'esecutore, perché l'algoritmo deve essere espresso in un linguaggio che deve essere comprensibile dall'esecutore. E quindi quando nell'algoritmo noi abbiamo espresso il concetto di azione elementare, l'algoritmo come sequenza di azioni elementari, abbiamo detto che il significato dell'azione elementare va inteso in relazione alla capacità che ha l'esecutore. Quindi se l'esecutore è un esecutore umano possiamo immaginare che abbia certe capacità. Se l'esecutore è un esecutore automatico dobbiamo capire qual è il livello delle azioni elementari che è in grado di eseguire. E anche con riferimento all'esecutore umano abbiamo visto che alcune azioni che per un esecutore umano potrebbero essere elementari, tipo che so, calcolare il massimo comune divisore, per altri potrebbero non esserlo. E in questo caso, se il livello dell'azione elementare è troppo alta per l'esecutore, questa azione elementare non deve essere più intesa come tale, cioè come azione atomica, ma deve essere suddivisa nella sequenza di azioni di livello inferiore che devono essere fatte per compiere quel determinato compito. E quindi abbiamo dato un esempio di progettazione di un algoritmo. Abbiamo detto, in questo esempio abbiamo fatto l'associazione tra mondo reale e mondo simulato, cioè abbiamo capito come rappresentare il problema, dopodiché ne abbiamo fatto una progettazione top down, cioè individuando i passi più importanti per arrivare alla soluzione, e abbiamo visto che i singoli passi non necessariamente corrispondono al livello di capacità dell'esecutore. Per cui, per esempio, in questo caso abbiamo capito che il massimo comune divisore non era un'azione elementare per il nostro esecutore, e a questo blocco abbiamo sostituito una sequenza di passi che servivano a risolvere questo problema. In questo passo, per esempio, in questo ulteriore sviluppo, c'era per esempio il calcolo del resto intero della divisione, che non necessariamente è un'operazione elementare, e anche questa l'abbiamo sviluppata nella sequenza di passi elementari per risolvere questo problema, fino ad arrivare ad uno sviluppo di un algoritmo nel quale ogni singola azione corrisponde, è atomica e corrisponde a un'azione elementalmente eseguibile dal nostro esecutore. Quindi teniamo sempre ben presenti questi concetti: l'algoritmo come sequenza finita di passi che trasforma i dati in ingresso, nell'insieme dei dati in ingresso, nell'insieme dei dati di uscita. L'algoritmo deve essere espresso in un linguaggio formale e non ambiguo, eseguibile dal nostro esecutore, quindi il livello delle azioni elementari sarà determinato dalla capacità dell'esecutore. Questo per dirvi, ragazzi, che quando vi farò vedere il linguaggio macchina, ora faremo una breve introduzione anche all'architettura dei calcolatori. Questa parte non sarà necessariamente utilizzata da voi nell'arco della vostra professione. Immagino che pochi di voi si metteranno a sviluppare hardware, però è importante capire qual è la distanza tra l'esecutore umano e l'esecutore informatico, perché questo vi farà rendere conto, quando sviluppate un programma, qual è il costo delle azioni che voi eseguite. Perché una cosa che vi sembra banale, un'azione che a voi sembra banale si traduce in migliaia di azioni elementari fatte dal processore. Allora, anche nello sviluppo di un programma, anche semplice, avere idea di qual è la distanza tra il linguaggio ad alto livello e il linguaggio macchina è importante per farvi programmare in maniera più efficiente. Per il resto, nelle applicazioni, noi useremo il linguaggio C++, e quindi è come se facessimo riferimento non all'esecutore processore fisico, ma all'esecutore linguaggio C++.
Questo esecutore è un esecutore che è in grado di capire istruzioni complicate. E vedremo nella libreria di programmi che se devo calcolare una radice quadrata, mica mi metto a fare tutte le reazioni elementari, gli dico fammi la radice quadrata e lui lo sa fare, perché c'è una funzione che qualcuno ha scritto per noi che fa parte della biblioteca delle funzioni del linguaggio C++. Per noi quella è un'azione elementare, anche se di fatto non lo è, perché il nostro esecutore linguaggio C++ prende questa funzione da una libreria che qualcuno ha scritto per noi e esegue le istruzioni che stanno scritte là dentro. Però noi possiamo, come programmatori, ritenere quell'azione atomica perché c'è qualcuno che ha già scritto del codice per noi. Ragazzi, questo è un concetto importante che vedremo più avanti nel corso. L'uso di funzioni standard. Oggi, specialmente con lo sviluppo della programmazione a oggetti, prima di metterci a scrivere una cosa, la prima cosa che dobbiamo fare è vedere se qualcun altro l'ha già scritta e se è simile a quello che potrebbe servire a noi. Se è così, ce la pigliamo ed eventualmente la modifichiamo. Quindi l'idea di usare mattoncini che qualcun altro ha già sviluppato per noi è un concetto importante anche per i programmatori in senso stretto, quindi non solo per voi che sarete destinati ad essere degli utenti dei sistemi informatici. Però è importante capire qual è quello che in letteratura si chiama il gap semantico, cioè la distanza tra la capacità espressiva di un linguaggio ad alto livello e poi le azioni elementari che il processore deve comunque compiere a livello fisico. Tutto quello che noi facciamo è tradotto poi alla fine in un linguaggio macchina, il linguaggio comprensibile al processore che lo esegue, ma lo esegue come codice macchina. Quindi più è complicato quello che facciamo noi, più sarà complicato il processo di traduzione e quindi la sequenza di azioni elementari che poi dovrà eseguire il processore. Vi darò un'idea di queste cose facendovi vedere come possiamo, ci inventiamo un linguaggio macchina molto semplice, proprio concettuale, e così avrete un'idea, quando voi scrivete un'istruzione in linguaggio C++, per esempio, quella singola istruzione in quale lunga sequenza di istruzioni elementari si traduce per il processore. Allora capirete che se ci mettete un ciclo in più, se fate dei confronti in più, tutta questa roba che mettete, uno dice vabbè, ma alla fine che cos'è un'istruzione? Ma un'istruzione che si traduce in decine e decine di istruzioni in linguaggio macchina e quindi in un rallentamento dell'esecuzione del mio programma. Tanto per darvi un'idea, all'inizio della mia carriera ho lavorato molto nel settore dell'automazione e quando si fa controllo qualità e bisogna produrre un risultato che tenga conto della velocità della linea di produzione, noi avevamo automatizzato una fabbrica che produceva cavi telefonici e lì bisognava avere delle misure, quindi un cartellino di qualità associato a quella bobina di cavi facendo delle misure ogni 10 metri, ma questo sistema tirava fuori 40 metri di cavo al secondo e quindi il programma che abbiamo usato, che era un sistema collegato a un PLC con dei sensori sulla linea, doveva fare un ciclo velocissimo, altrimenti il cavo passava, le misure le perdevamo e non eravamo in grado di produrre un cartellino di qualità in relazione alle specifiche che ci venivano chieste. Quindi non pensate che il tempo è una variabile indipendente, ci sono delle cose che vanno fatte in un tempo utile. Se il programma è scritto male e non riesce a rispondere nel tempo utile, quella risposta non serve più. Una cosa o la facciamo nel tempo giusto oppure quella risposta è proprio inutile. Quindi anche da questo punto di vista è utile capire qual è la distanza tra linguaggio ad alto livello e linguaggio macchina. Quindi eravamo arrivati a concepire questo modello nel quale su un foglio di carta è scritto il programma, cioè le istruzioni. Abbiamo detto che queste istruzioni hanno il senso di comandi di tipo imperativo, cioè qui c'è scritto un comando che l'esecutore deve eseguire, punto. Allora, qual è la logica che segue l'esecutore? Attraverso questa logica di controllo
Il nostro esecutore prende questo foglio di carta e comincia a leggere le istruzioni una alla volta. Legge un'istruzione, capisce di che cosa si tratta, va in memoria, ma la memoria che cos'è per lui? Un altro foglio di carta, come abbiamo visto ieri, dove io mi segnavo per ogni variabile qual era il valore assunto da quella variabile. Quindi, se volete, la memoria di questo sistema è un foglio di carta dove stanno scritte le istruzioni. È un altro foglio di carta dove il nostro esecutore annota i dati che gli servono. Per ogni istruzione lui capisce che cosa deve fare, per esempio deve fare la somma, allora prende il primo risultato, prende il valore del primo dato da sommare e se lo segna sul foglio di carta. Prende il secondo valore e se lo segna sul foglio di carta. Dopodiché questi valori li mette nella macchinetta calcolatrice, fa la somma, il risultato se lo scrive in un'altra variabile che conterrà questo valore. Se io scrivo A uguale B più C, allora A è una variabile, B una variabile, C una variabile. Per eseguire questa istruzione, il nostro esecutore che cosa deve fare? Deve dare un valore alla variabile B, un valore alla variabile C e se lo segna sul foglio di carta. Poi con la macchinetta da tavola fa la somma, il risultato lo scrive sempre sul foglio di carta accanto alla variabile C. Dopodiché al nostro esecutore potrebbe anche essere richiesto di fornire in uscita i risultati. E quindi il nostro esecutore stamperà per esempio su un tabellone la variabile C vale il risultato della somma E e mi scrive il risultato. Quindi questo è per così dire tutto un modello carta e penna. Però già potete notare due cose in questo modello, che la memoria, cioè il foglio di carta dove io annoto i miei risultati, e contiene due tipi di informazioni. Contiene le istruzioni che il nostro esecutore deve eseguire, ma contiene anche i dati, cioè le informazioni che il nostro esecutore si annota via via che fa le operazioni. Poi c'è una macchinetta da tavola che serve per fare i conti e poi c'è questa logica di controllo che il nostro sistema utilizza. Allora, ragazzi, tenete conto che questo schema di principio è esattamente quello che poi viene realizzato in hardware per costruire un calcolatore, dove chiaramente la memoria non è più la memoria carta e penna, ma sarà la memoria del calcolatore. E al posto della macchinetta da tavola, all'interno del processore c'è un'unità che si chiama Arithmetic Logic Unit, che è una circuiteria elettronica che ci permette di fare le operazioni esattamente come le farebbe la macchinetta da tavola. In realtà questa macchinetta da tavola fa operazioni sia sui numeri interi che sui numeri reali. All'interno del processore ci saranno due unità diverse, una destinata a fare le operazioni sui numeri interi, che è quella che viene detta tipicamente ALU, Arithmetic Logic Unit, l'altra che è un'altra unità specifica che fa le operazioni sui numeri reali, vengono dette FPU, Floating Point Units. Perché si chiama Floating Point ve lo spiegherò più avanti, quando vi dirò come vengono rappresentati da una parte i numeri interi del calcolatore e da una parte i numeri reali. Per il momento va bene immaginare come se fosse un'unica macchinetta da tavola che serve a fare i conti. Abbiamo detto una cosa molto importante nella lezione di ieri. Abbiamo detto che il nostro esecutore scorre questo foglio di carta e esegue le istruzioni una alla volta. Quindi nel leggere questo foglio di carta è come se lui portasse un indice. Sa che ho eseguito questa, poi mi segno che sto eseguendo questa e così via. Quindi via via che scorre le istruzioni è come se avesse un indicatore che mi dice qual è l'istruzione che ho eseguito e qual è la prossima istruzione che devo eseguire. Ma abbiamo anche detto che sul foglio di carta lui si segna il nome della variabile e a fianco a questo nome ci mette il valore. E quindi abbiamo detto che in informatica una variabile non ha il senso della letterale nelle operazioni algebriche che avete fatto nei corsi diciamo della scuola media e della scuola media superiore, ma ha un doppio significato. A una variabile è associato
un indirizzo, cioè una posizione sul foglio, e un valore. Perché è importante questa cosa? Perché nell'eseguire le operazioni elementari io posso avere l'esigenza di accedere più volte alla stessa informazione. Non so quanto siete familiari con le macchinette da tavola, ma le macchinette calcolatrici, oggi abbondantemente superate da iPad e computer di ogni tipo, ma quando ero studente io erano l'unico strumento che usavamo ed erano programmabili e avevano le memorie, si scrivevano programmi per lavorare con queste macchinette. E tipicamente c'era un tasto di store e un tasto di recall. Col tasto di store uno diceva: ho fatto un primo conto, dico store 01. Queste macchinette avevano tipicamente 10-20 registri sui quali si memorizzavano i numeri. Allora, facendo store 01, io prendevo il contenuto del display e lo andavo a memorizzare nel primo registro di memoria. Poi facevo recall 01 e mi richiamavo sul display quello che era scritto in quel registro di memoria. Cioè la memoria la potete vedere in maniera molto semplice come un insieme di registri, a ognuno dei quali è associato un valore numerico. Il registro 1 è il primo registro, il registro 2 è il secondo registro e così via. Cioè a ogni registro elementare è associato un indirizzo. Allora, quando io ho un calcolatore che ha una memoria di 4 GB, questo che significa? Beh, significa che ho 4 miliardi rotti di registri. A ogni registro è associato un valore numerico, cioè il registro 0, il registro 1, il registro 4 miliardi e rotti. Ogni registro è singolarmente indirizzabile, cioè il mio esecutore può dire: guarda, fammi a prendere quello che è scritto nel registro 2.728.000, eccetera, eccetera. Quindi a ogni registro è associato un indirizzo specifico. L'architettura della memoria è una cosa complessa. Tipicamente voi immaginate che se devo arrivare a accedere a ogni singolo registro, capite bene, i registri di un calcolatore tipo questo, la memoria, di quanto è grande un singolo registro? Cosa ci posso scrivere in un singolo registro? Quando acquistate un calcolatore vi dicono: guarda, ti sto dando una memoria RAM di 4 GB. Ma questo byte che cos'è? Questo byte è la dimensione del registro elementare. Un byte è fatto di 8 bit. Un bit è l'unità minima, diciamo, di memoria che può assumere due valori, valore 0 e valore 1. E quindi per noi un registro è un insieme di 8 bit. Questo insieme di 8 bit è singolarmente accessibile. Quindi per ogni registro mi servirebbero 8 fili per andare a guardare se i singoli bit di questo registro contengono il valore 0 e il valore 1. Allora, se io ho una memoria di 1 gigabyte, mi servono in buona sostanza 8 miliardi di fili. E così immaginate se aumento la dimensione della memoria. Ragazzi, questi sono fili fisici. Nel componente di memoria c'è un filetto che arriva a ogni singolo bit. Quindi c'è un'architettura molto complessa. Questa architettura viene realizzata con dei decodificatori e sono messi una struttura matriciale per risparmiare sul numero di fili. Se abbiamo tempo, qualche cosa vi farò vedere di come è possibile indirizzare i singoli valori dei registri. Però in linea di principio, immaginate che la mia memoria è un insieme di questi byte, ognuno dei quali ha nome e cognome, cioè ha un indirizzo che mi dice come faccio ad arrivare in quella posizione, prendere il valore. Quali azioni posso fare? Posso leggere il valore, posso scrivere il valore. Quindi, se io leggo, vado in quella parte della memoria e prendo il valore e me lo porto da qualche altra parte. Se scrivo, prendo un valore, vado a quell'indirizzo, sovrascrivo quello che c'era. Quindi l'operazione di scrittura
distrugge quello che c'era prima e a quell'indirizzo di memoria ci scrive una cosa nuova. Allora, tutta questa architettura che abbiamo visto da un punto di vista concettuale, facendo riferimento a un esecutore umano, si traduce in questa forma qui, in quello che è il cosiddetto modello di von Neumann. Ragazzi, una considerazione molto semplice. Uno potrebbe chiedersi, ma io con una roba del genere, quali problemi sono in grado di risolvere? Cioè, questa architettura è veramente così generale che mi permette di risolvere ogni problema che mi viene in mente? Allora, lungi da me l'idea di farvi una parte di informatica teorica sulla teoria della computabilità, della misurabilità e quant'altro, perché esuderebbe proprio dagli scopi di questo corso. Però vi voglio semplicemente riassumere alcuni risultati teorici che sono stati ottenuti. Il primo modello di macchina è stato proposto da Alan Turing ed è la cosiddetta macchina di Turing, che è un modello di sistema di calcolo molto semplice, che c'è un nastro che scorre su una testina di vetture e su questo nastro sono scritte le istruzioni. Bene, è stato dimostrato che tutto quello che io posso risolvere in forma algoritmica lo posso risolvere con una macchina di Turing. Quindi, se un problema ha una soluzione algoritmica, si dice che questo problema è Turing calcolabile, cioè esiste un programma scritto sulla macchina di Turing che risolve questo problema. La macchina di Turing è un modello teorico elegante, preciso, con tutte le sue caratteristiche, ma questo è il modello di von Neumann. Allora noi ci chiediamo, un sistema fatto così ha le stesse capacità di risoluzione dei problemi della macchina di Turing? È stato dimostrato in un'ampia casistica che il modello di von Neumann è equivalente al modello della macchina di Turing. Quindi, se per un problema esiste una soluzione algoritmica, questa è Turing calcolabile, cioè lo posso risolvere con una macchina di Turing, cioè lo posso risolvere con il nostro modello di von Neumann. Allora, in questo momento, senza sapere né leggere né scrivere, possiamo considerare un dato fondamentale. Se un problema ammette una soluzione algoritmica, allora c'è un programma scritto su un sistema fatto così che può risolvere quell'algoritmo. Questo è un teorema di esistenza. Ci dice che se per un problema esiste una soluzione, allora io questa soluzione la posso esprimere con un sistema di calcolo fatto così, con il linguaggio macchina che vi introdurrò tra poco, con un'architettura di questo tipo. Quindi tutto quello che noi possiamo concettualmente risolvere in forma algoritmica lo possiamo realizzare in una macchina fatta così. Questo risultato che vi sto sintetizzando in tre parole è uno dei risultati più complessi da un punto di vista teorico che sono stati raggiunti nell'ambito dello studio teorico dell'informatica. Quindi è un risultato molto rilevante. Ve ne citerò alcuni, questi sono teoremi che hanno dimostrazioni complesse, ma noi le dimostrazioni le teniamo ben lontane da questo corso. Ci prendiamo quelle che sono le informazioni di tipo concettuale. Allora, come è fatto questo sistema? Allora, vedete che da una parte c'è quello che ho racchiuso in questo box, che ha un'unità di controllo e un'unità logico-aritmetica. Quello che è chiuso in questo box rappresenta in buona sostanza quello che c'è nel chip del processore. Quando voi acquistate un processore e lo cablate sulla scheda madre, dentro al processore c'è quantomeno questa roba qui. Poi ci sono dei registri speciali, c'è un po' di altra roba, ma quantomeno abbiamo questa struttura qui. Il processore come è collegato con le altre unità? Se vi è mai capitato di guardare una scheda madre, avete mai visto all'interno di un calcolatore? Magari una scheda con la circuiteria ve la porto a vedere, ma ragazzi, questa parte hardware più spinta è solo dagli scopi di questo esame, quindi non sarà dallo scopo di questo corso, quindi non sarà materia d'esame.
alcune cose ve le dico perché secondo me fanno parte del bagaglio di un ingegnere, quindi anche diciamo fuori valutazione finale di esame, però penso che siano utili per vostra conoscenza. Allora, se guardate una scheda madre, notate che dalla zoccolatura dove è alloggiato il processore partono una serie di fili che poi si prolungano nella scheda madre e sono saldati su una serie di slot dove vengono alloggiate le schede del processore, le schede del calcolatore. Allora, questo è quello che noi chiamiamo bus dati, cioè una linea di comunicazione che mette in contatto le diverse unità che fanno parte del mio sistema con il processore centrale. Allora, questo è l'equivalente dell'esecutore umano. L'unità di memoria è l'equivalente di carta e penna. Le unità di ingresso-uscita sono quei dispositivi attraverso i quali il nostro esecutore comunica con il mondo esterno. L'esecutore umano come comunica? Ha le orecchie per ascoltare le informazioni che noi gli chiediamo, ha la voce per comunicare i risultati. E il processore che cosa c'ha? Il processore c'ha la tastiera tramite la quale noi gli immettiamo le informazioni, il monitor tramite il quale lui comunica a noi i risultati. Quindi, come minimo, mi servirà un'interfaccia per collegare questo signore al mondo esterno. Questa interfaccia è collegata attraverso un bus di comunicazione, cioè delle linee fisiche di comunicazione che connettono l'unità di ingresso-uscita al mio esecutore e connettono il mio esecutore alla memoria. Allora, ancora facendo riferimento al modello carta e penna, il mio esecutore attraverso l'unità di controllo sa qual è l'indirizzo dell'istruzione che deve eseguire, così come prima la seguiva con la freccetta carta e penna. Tramite il bus va in memoria, prende l'istruzione, se la porta al suo interno, guarda com'è fatta, se deve fare una somma torna in memoria e stavolta, mentre prima sul foglio di carta avevo scritto A, che è il valore vicino, ora la variabile A sarà caratterizzata da un indirizzo. Torna in memoria quell'indirizzo, prende il valore, lo mette nell'unità aritmetico-logica. Torna in memoria, prende il secondo valore, lo mette nell'unità aritmetico-logica, fa la somma, il risultato lo va a scrivere in memoria all'indirizzo che corrisponde alla variabile C. Se ho fatto l'istruzione, C uguale A più B, come nel caso precedente. Quindi, mentre prima nel modello carta e penna c'era il foglio e sul foglio annotavo tutte le cose, ora ho la memoria, il mio processore comunica attraverso questa linea dati. Ragazzi, è cambiata la tecnologia, ma il concetto che c'è dietro è esattamente lo stesso. Allora, questo è quello che è chiamato il modello di von Neumann. Ora cerchiamo di analizzarlo un po' più da vicino per capire come è fatto e quindi capire questo sistema, come funziona a livello fisico. Allora, abbiamo detto che questo sistema ha la CPU. CPU sta per Central Processing Unit, dove dentro ci sta quella roba che abbiamo visto prima, c'è la parte di controllo, c'è l'unità aritmetico-logica, eccetera. Poi c'è la memoria centrale, poi c'è la memoria di massa e poi ci sono le varie interfacce. Allora, ragazzi, qual è la differenza tra queste due memorie? Quando acquistate un calcolatore, vi dicono: guarda, ti do un processore i7 di sesta generazione, ti metto 8 GB di memoria RAM e ti do un hard disk da 500 GB. Poi, molti di voi chiederebbero:
ma io voglio la scheda grafica di ultima generazione, voglio la Nvidia, GeForce, eccetera, eccetera, e allora vi danno anche una scheda grafica che costicchia anche lei qualche cosa e la alloggiate dentro il vostro calcolatore. Questa è un'interfaccia. Poi dite, ma io voglio anche collegarmi al televisore, voglio la porta HDMI, e allora avrete un'altra interfaccia per collegarvi. Quindi tutte queste interfacce che avete sono alloggiate negli slot che stanno sulla scheda madre e sono collegate al bus. La memoria di massa è l'hard disk, che è una memoria di tipo non volatile. Cioè voi spegnete il calcolatore e tutto quello che sta scritto qua dentro ci rimane. La memoria centrale è per sua natura una memoria volatile. Quando voi spegnete il calcolatore tutto quello che sta qua dentro si perde e quindi rimangono solo le informazioni che stanno scritte qui dentro. In realtà a livello fisico ci sono altre memorie che sono memorie non volatili, che fanno parte, che sono cablate sulla scheda. Sono delle memorie ROM sta per Read Only Memory, memorie che sono a sola lettura, dove vengono scritte le informazioni fondamentali per far partire il sistema operativo all'atto dell'accensione. In pratica in queste memorie è scritto dove andare sull'hard disk a prendere il sistema operativo, come spostarlo dall'hard disk alla memoria centrale e far mandare in esecuzione il nostro sistema. Ragazzi, tenete conto che quando un programma è in esecuzione, i dati e le istruzioni su cui opera devono risiedere in memoria centrale. Ecco perché se oggi qualcuno vi volesse vendere un calcolatore e vi dice guarda, vi do una memoria centrale di 1 gigabyte, voi ve lo pigliate. Perché non ve lo pigliate? Perché dite poco, perché sento che ce ne stanno almeno 4, quindi 1 è poco. Ma in realtà qual è il motivo per cui è poco? È poco perché purtroppo nel corso del tempo le dimensioni dei sistemi operativi sono cresciuti a dismisura. Allora, se voi installate su un vostro sistema ma anche una versione efficiente di Linux, o installate Windows, o installate per chi ama il mondo Mac le versioni dei sistemi operativi Apple, il nucleo del sistema operativo, cioè quella parte che deve essere sempre residente in memoria, già da sola è più di 1 gigabyte. Allora, se io sono solo giga, per poter eseguire il programma sistema operativo, che è quell'interfaccia che compare quando voi accendete il computer, vuol dire già che una parte di queste istruzioni non ce la fanno a stare tutti in memoria. Si fa quello che si chiama uno svuoto, cioè quello che non ci va lo butto sulla memoria di massa, ma quando mi serve, dalla memoria di massa lo devo riportare in memoria centrale. Sapete qual è la differenza di tempo di accesso a questa memoria? Cioè, quando il mio esecutore vuole accedere a un dato che sta qua dentro, impiega un certo tempo. Quando vuole accedere a un dato che sta qui dentro, impiega un certo tempo. Avete idea dell'ordine di grandezza? Per andare in memoria centrale siamo sull'ordine dei nanosecondi, per andare sull'hard disk siamo sull'ordine dei millisecondi. Ci sono 6 ordini di grandezza. Ogni volta che devo andare da qui a qui si perde un terremoto di tempo. Vedete l'hard disk che lampeggia, il sistema che rimane imballato in attesa, perché per andare da qui a qui il tempo che si perde è un tempo enorme. Oggi con gli hard disk con tecnologia allo stato solido abbiamo migliorato molto le prestazioni, ma sono sistemi che costano ancora molto. Quindi tipicamente quando uno acquista un calcolatore c'ha la memoria RAM, che ce ne sono oggi di particolarmente efficienti, poi tipicamente si prende una memoria di massa un po' più piccolina, tipicamente oggi la misura è 256 quella giga, quella commercialmente disponibile allo stato solido, che è molto veloce,
e poi magari un tera o 500 giga di hard disk tradizionale, cioè quello col disco che ruota, che ha un tempo di accesso superiore. Questo per velocizzare l'accesso. Ragazzi, tutto il problema è che il mio esecutore, per eseguire per fare le sue azioni, deve trovare i dati scritti qui dentro. Allora io devo fare in modo da rendere quanto più veloce il trasferimento delle informazioni da tutte le altre interfacce verso la memoria centrale, perché è da qui che il processore prende di volta in volta le sue informazioni. Quindi la tecnologia negli anni ha tentato di rendere più efficiente questo meccanismo. Tenete conto che quando ho cominciato a programmare io, i processori, per esempio il processore della famiglia Intel, la famiglia 8086, avevano frequenze dell'ordine dei megahertz. La frequenza di un processore è il modo in cui il processore misura il suo tempo, la sua unità di tempo. Megahertz significa un milionesimo di secondo, gigahertz significa un miliardesimo di secondo. Oggi i processori hanno clock che sono tutti dell'ordine dei gigahertz, e quindi è cambiato completamente l'ordine di grandezza delle velocità dei processori. Ma nel contempo la memoria centrale è passata dalle centinaia di nanosecondi intorno alla decina di nanosecondi o ai nanosecondi. Quindi mentre qui abbiamo guadagnato 6 ordini di grandezza in velocità, qui abbiamo guadagnato astendo 2 ordini di grandezza. Quindi la memoria centrale è ancora oggi il vero collo di bottiglia di questi sistemi. Si tendono a fare memorie più veloci perché qui il sistema rallenta. Ecco perché quando acquistate un calcolatore vi trovate spesso indicazioni: ti do questo sistema che ha una memoria cache di questa dimensione. La memoria cache che cos'è? È un'altra memoria che sta qui in mezzo, che è più veloce della memoria standard RAM e ha un costo però molto più elevato. Tenete conto che questo componente di memoria è fatto a livello fisico. Le memorie cache sono memorie statiche, sono realizzate per ogni bit con 2 coppie di transistor in una certa architettura, mentre la memoria centrale standard è una memoria che è realizzata con un singolo transistor per ogni bit. E quindi chiaramente le memorie cache sono memorie statiche, sono più veloci ma costano di più e sono più ingombranti. Le memorie dinamiche, tipicamente quelle che voi usate, vengono vendute come memoria centrale di un calcolatore, sono molto più integrabili, cioè essendo fatte da ogni bit con un singolo transistor, io riesco a mettere molti più componenti in una barretta di silicio. Oggi voi vi trovate una barretta di silicio, che è una roba così, dove ci stanno 4 gigabyte dentro, cioè ci stanno 4x8 32 miliardi di singoli bit dentro, ognuno accessibile con un singolo collegamento elettrico. Quindi immaginate quanto sia stati capaci di integrare questi componenti nel silicio. Però ancora oggi la memoria centrale rappresenta un po' quello che è il collo di bottiglia per la velocità di questi sistemi. Allora cerchiamo di capire come vengono codificate le istruzioni. Quindi abbiamo detto che la memoria è una memoria dove nei singoli registri vengono conservate delle informazioni che sono essenzialmente delle stringhe di bit. Quindi è come se io nel mio registro avessi a disposizione 8 elementi più piccoli che possono assumere valore 0 o valore 1. Allora, uno potrebbe dire: ma innanzitutto, ma perché poi devo fare questo bit? Cioè, perché non posso avere un registro
dove ogni singolo elemento può assumere un valore da 0 a 9. E in questa maniera io in un byte ci metterei 9 cifre e quindi potrei rappresentare, per esempio, i numeri che vanno da 0000, cioè il registro tutti 0, al registro che ha il valore 999, cioè 8 valori 9. Ma perché invece un registro così non esiste? E noi utilizziamo ancora il bit. Vi siete mai chiesti qual è la logica che c'è dietro questa scelta progettuale? Beh, l'idea è che quando io memorizzo un'informazione, la devo memorizzare in maniera stabile, cioè non ci devo sprecare troppa energia per tenere conservata quell'informazione. Quindi devo avere un circuito elettrico nel quale, una volta che ho scritto il valore 0, il valore 1, se io levo l'alimentazione, e quello ci rimane là dentro, o ci rimane quantomeno entro un certo tempo. E se invece mi costa molta energia mantenere quell'informazione, e allora questa cosa non è più semplicemente realizzabile. Tenete conto che le prime memorie furono realizzate con gli anellini di ferrite. L'anellino di ferrite è un materiale ferromagnetico che, quando viene attraversato da una corrente, si polarizza, quindi assume una polarizzazione magnetica in un certo verso. Se gli faccio attraversare una corrente nel verso opposto, cambio la magnetizzazione. Allora, qual era l'idea per risparmiare energia? Questo è l'anellino di ferrite. Io gli faccio passare un cavo elettrico così e un cavo elettrico così dentro. Allora, quando la corrente mi va in questa direzione, il campo magnetico, per la regola della composizione dei campi magnetici, assume una magnetizzazione in questo senso. Se la faccio andare nel verso opposto, va così. Però la cosa carina dell'anellino di ferrite è che, se io stacco l'alimentazione, qua dentro la magnetizzazione rimane scritta in maniera stabile, cioè non mi costa energia mantenerla. Allora, questo sistema poteva essere un sistema semplice per memorizzare l'informazione 0 o l'informazione 1. E quindi per lungo tempo sono state utilizzate le memorie dove ogni registro era fatto da 8 anellini di ferrite attraversati da tutti questi fili elettrici dentro. Se la trovo, ho una bella fotografia con una lente di ingrandimento che fa vedere come era fatta una cella di memoria fatta con gli anellini di ferrite, e ve la porto a vedere. Ma adesso, a parte la tecnologia, che questo oggi fa sorridere con i livelli di integrazione che abbiamo, ma l'idea è che io, quando ho fatto questa cosa, qui dentro c'è scritto stabilmente un valore. Il problema degli anellini di ferrite era che, per leggere l'informazione, io dovevo far passare una corrente in un verso, vedere se si generava un'inversione dell'orientamento del campo elettromagnetico e capire se si generava, allora il valore era 0, se non si generava il valore era 1, ma nel frattempo avevo cambiato la polarizzazione e quindi dovevo far passare una corrente nel verso opposto per riscrivere il valore corretto nell'anellino di ferrite. Però comunque questo sistema mi manteneva stabilmente l'informazione al suo interno. E allora è diventato per lungo tempo un modo di conservare le informazioni. Per farvela breve, il problema vero di oggi è che noi non riusciamo a fare, da un punto di vista tecnologico, un componente decastabile che sia così semplicemente usabile. Che voglio dire? Che a me piacerebbe avere un bel componente dove io gli mando un segnale e gli scrivo 0, e questo poi stacco il segnale e mi mantiene stabilmente il valore 0. Poi gli mando un altro segnale e gli dico scrivi 1, e questo mantiene il valore 1. Poi gli mando un altro segnale, scrivi 9, cioè questo sistema dovrebbe assumere stabilmente 10 valori, di modo 10 stati, di modo che allo stato, al primo stato associa il valore 0, al secondo stato il valore 1 e così via. Questo componente così semplice e efficace non siamo stati ancora capaci di farlo. Allora utilizziamo ancora
come elemento fondamentale il bit. Quindi elemento bistabile è un elemento, è un dispositivo elettronico che può assumere due stati stabili, ad esempio due differenti livelli di tensione, a ognuno dei quali viene fatto corrispondere il valore 0 o il valore 1. Quindi, per esempio, se io leggo la tensione a questi morsetti, se la tensione è maggiore di V0, dico che è memorizzato il valore 1. Se la tensione è minore di V0, dico che è memorizzato il valore 0. La cosa importante è che io, per poter utilizzare in maniera efficiente questo sistema, devo mandare un segnale in ingresso e poi stacco questo segnale. E una volta che l'ho staccato, qui dentro mi rimane stabilmente memorizzato questo valore. Ovviamente questo circuito è alimentato, quindi non è che non ha alimentazione. Però il problema è che per mantenere quello stato stabile non devo tenere costantemente l'alimentazione anche sul morsetto di 7. Vedete, il bit come componente ha i due morsetti di alimentazione, poi c'ha un piedino di 7 e un piedino di reset. Io mando un segnale elettrico sul piedino di 7, stacco questo segnale e lì dentro rimane memorizzato il valore 1. Mando un segnale elettrico sul piedino di reset, poi questo segnale finisce, si interrompe, ma lì dentro rimane stabilmente memorizzato il valore 0. Ecco che questo mi è diventato un componente di memoria. Abbiamo detto due tipi di memoria. La memoria ROM è una memoria, ROM sta per read only memory, cioè una memoria a sola lettura. Queste memorie venivano realizzate addirittura con dei condensatori che venivano poi fisicamente bruciati per avere segnale aperto e segnale chiuso, cioè una memoria che una volta scritta era indelebile. Se volevo cambiare dovevo buttare quel componente e metterci un altro. Oggi esistono molti tipi di memorie di questo tipo, le cosiddette memorie EEPROM o EQUADROPROM, cioè memorie che sono elettricamente scrivibili e sono elettricamente scrivibili e cancellabili. Tipicamente queste memorie si scrivono attraverso un segnale elettrico, poi si cancellano esponendole per esempio ai raggi ultravioletti, per cui questo componente può essere azzerato e riutilizzato. Nei calcolatori sono presenti molte di queste componenti per memorizzare appunto quel minimo di informazioni che servono al sistema quando parte. È quello che non so se vi è mai capitato di accedere all'atto dell'accensione del computer, di entrare nella schermata del BIOS. Quando entrate nella schermata del BIOS e settate una serie di parametri, ragazzi, non lo fate se non sapete quello che fate, che poi il calcolatore non vi parte più. Ma lì dentro, nel BIOS, sono settate tutte le informazioni sul tipo di hard disk, sul tipo di memoria, sulla sequenza di operazioni che vengono fatte al boot. Quelle operazioni vengono scritte in una memoria di questo tipo qua, che non si cancella quando spegnete il computer. Contengono quel minimo di informazioni che servono a far partire il sistema all'atto dell'accensione. Poi c'è la RAM, RAM sta per read and memory, e questa può essere di tipo statico, quella che ha due transistor per ogni bit, quella dinamica che ha un solo transistor per ogni bit. Purtroppo quella dinamica ha anche il problema che, essendo l'informazione memorizzata in un transistor, in un singolo transistor, è un po' come... Voi sapete cos'è un condensatore? Voi sapete che se un condensatore lo caricate, però poi staccate l'alimentazione, che cosa succede? Che questa carica decade, e decade tipicamente con un andamento di questo tipo. Allora, purtroppo l'informazione che viene memorizzata nella memoria dinamica è fatta così, è come se noi mettessimo una carica in un condensatore. Allora, il valore 0 e il valore 1 tende, il livello di tensione, a noi ci piacerebbe che rimanesse costante, ma purtroppo questo non rimane costante, comincia dopo un po' di tempo a scendere. Allora, si chiama dinamica perché
dopo un poco io devo fare un ciclo di refresh per riportare il valore su. Quello si scarica, faccio un altro ciclo di refresh e così via. Quindi la memoria dinamica mantiene stabilmente l'informazione, ma per un tempo più limitato. Ecco perché è più lenta, perché per conservare l'informazione devo fare dei cicli, si chiamano di refresh, per conservare l'informazione. Quella statica invece, il valore memorizzato, la carica memorizzata è intrappolata in un'architettura speculare tra due transistor, per cui il montaggio speculare dei due transistor fa sì che la carica venga memorizzata all'interno in maniera stabile fin quando chiaramente i transistor sono alimentati. Ecco perché questa è più costosa ma più veloce, questa è più economica ma più lenta, questa occupa più spazio, qui ci posso mettere molta più memoria nella stessa quantità di silicio. Quindi per la memoria RAM, memoria di massa, per la memoria centrale utilizzeremo tipicamente la memoria dinamica. Per le cache di vario livello si utilizza tipicamente una memoria di tipo statico. Ma quello che voi mi potreste chiedere è: ma io con un registro che contenga anche 8 di questi circuitini così, ma quanta roba ci posso scrivere dentro? Perché adesso, visto che la nostra memoria centrale in buona sostanza è come se fosse un gigantesco archivio dove ogni registro ha un ben preciso indirizzo, questo è il registro 0, il registro 1, il registro 2, il registro 4 miliardi. Dentro ogni, vedete, si chiama singolo registro perché il mio processore accede a tutto questo insieme di bit d'un colpo solo andando a questo indirizzo di memoria. Qui dentro ci sono 8 elementi che abbiamo chiamato bit. Ogni bit può assumere due valori, il valore 0 e 1. Allora, da un punto di vista proprio matematico, vi chiedo: ma quanta roba noi possiamo scrivere in un registro che contiene n bit? Allora, facciamo un esempio. Se io ho un registro che contiene 3 bit, quanti valori diversi può assumere questo registro? Facciamolo. Allora, per esempio, 0, 0, 0. Poi posso fare 0, 0, 1. Poi 0, 1, 0. Poi 0, 1, 1. Poi 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per quanto vi sforzate, oltre questo non ci sono altre combinazioni delle sequenze di tre valori 0 e 1. Quanti ne sono? 8. Qual è il legame che c'è qui dentro? Due sono gli oggetti 0 e 1. 3 sono le posizioni, le disposizioni semplici di due oggetti su n posti sono esattamente 2 alla n. Quindi se io di bit invece di averne 3 ce ne metto n, il mio registro potrà assumere 2 alla n configurazioni diverse. Se n vale 8, perché questo è un byte, può assumere 2 alla 8, cioè 256 configurazioni diverse. Allora, ragazzi, che ci scrivo in un registro che può assumere 256 valori diversi? Per esempio, ci posso scrivere i valori numerici che vanno da 0 a 255. Allora, al valore numerico 0 associo la configurazione del registro 0000. Al valore 255 do la configurazione 11111.
Questa è una cosa che posso fare, quindi in un registro di 8 bit scrivo valori da 0 a 255, ma questi sono solo valori positivi, interi positivi. E se volessi scrivere anche i valori negativi, beh, dovrei fare delle scelte, e quando vi racconterò come si rappresentano i numeri dei registri vi farò capire quali sono le scelte che si possono fare. Ma in linea teorica io potrei dire, per esempio, guarda, mi invento io una codifica. Allora, questo gli do il valore meno 128, questo il valore meno 127 e così via. Oppure posso io associare questa configurazione. Allora, secondo voi, se io faccio così, se io dico, guarda, ma questa configurazione la faccio valere 0, questa la faccio valere 1, questa la faccio valere 2, questa 3, questa 4, questa 5 e così via. Nello scegliere questa particolare configurazione ho un vantaggio. Potrei inventarmela io, dico 0 per me vale 7, questo vale 5 e così via. Ma se tra tutte, vedete, una codifica significa associa a ogni sequenza di bit un valore. La codifica me la posso pure inventare a casa mia. Però se uso questa codifica c'ho un vantaggio. Vi ricorda qualche cosa? Ragazzi, alle scuole medie, per la verità oggi anche alle scuole elementari, si fa la rappresentazione binaria, cioè si studia l'aritmetica binaria. Allora, così come per l'aritmetica decimale, noi quando vogliamo valutare il valore numerico corrispondente ad una sequenza di cifre, se io dico 127, perché la sequenza 1, 2, 7 la associate al valore 127? Perché la nostra aritmetica è un'aritmetica posizionale, a differenza per esempio dei numeri romani. Nella nostra aritmetica posizionale ogni cifra è pesata per la corrispondente potenza della base di numerazione. Questa è 10 alla 0, questa è 10 alla 1, questa è 10 al quadrato. Quindi qua è scritto 1, è scritto 7 per 10 alla 0, più 2 per 10 alla 1, più 1 per 10 al quadrato. Cioè ogni cifra rappresenta il peso della corrispondente potenza della base di numerazione. Quindi questo si legge 127 perché questa è la potenza, è il coefficiente della potenza 10 alla 0, 10 alla 1 e così via. Più aumento le cifre, più queste cifre sono pesate per la corrispondente potenza della base di numerazione. Ecco perché l'aritmetica è posizionale, perché una cifra in quinta posizione vale molto di più di un valore di una cifra che è in prima posizione. Perché questo pesa per 2 alla 0 e in quinta posizione peserà per 2 alla 4. Ma allora, qua dentro che ci sta scritto? Ci sta scritto 0 per 2 alla 0, più 1 per 2 alla 1, più 1 per 2 al quadrato. Ma 2 al quadrato è 4. 2 alla 1 è 2, qui c'è scritto 6. Allora, quando io associo a questa sequenza di bit il valore numerico 6, sto facendo due cose utili. Sto scegliendo una codifica, ma guarda caso questa codifica corrisponde proprio al significato di questa sequenza di bit nell'aritmetica binaria. Allora, quando si codificano i dati dei registri, la codifica non la faccio a casa mia,
ma la faccio rispettando i criteri della, dell'algebra. Qui sto usando un'aritmetica in base 2, quindi associo a ogni stringa di bit il suo significato nella base di numerazione binaria. E questo è il criterio con il quale sono sempre rappresentati i numeri naturali. Per quanto riguarda i numeri interi e per quanto riguarda i numeri reali, e qua dobbiamo fare delle considerazioni. I numeri interi, vedrete, possono essere rappresentati con varie tecniche che vi illustrerò più avanti nel corso. I numeri reali sono ancora più complicati, perché mentre nell'ambito della rappresentazione dei numeri interi non c'è errore. Perché non c'è errore? Perché se io ho un registro a n bit, io posso rappresentare 2 alla n cose diverse. Posso rappresentare per esempio i numeri interi che vanno da 0 a 2 alla n meno 1. A ogni numero corrisponde una e una rappresentazione. Ma se voglio rappresentare i numeri reali, qual è il problema? Che mentre l'insieme dei numeri interi è un insieme infinito e numerabile, i numeri reali rappresentano un insieme, si dice, denso in sé. Comunque prendete un intervallo epsilon piccolo a piacere, lì dentro ci trovate infiniti numeri reali. Allora io voglio di scegliere l'intervallo piccolo, non potrò mai avere una rappresentazione senza errore, perché per quanto scelgo piccolo il mio intervallo, ho infiniti numeri reali. Ma se ho un registro di n bit, io più di 2 alla n cose diverse non posso rappresentare, e quindi i numeri reali sono sempre rappresentati in modo approssimato. I numeri interi no. E chiaramente l'insieme dei numeri interi è un insieme infinito. Io nel mio registro rappresento un insieme finito di numeri reali, ma di numeri interi, scusate, ma ogni numero intero in quell'insieme corrisponde una ed una configurazione del mio registro di bit. Per quanto riguarda i caratteri, invece, che succede? Beh, qua in linea di principio mi posso sfogare a pensare alla rappresentazione che voglio. In fondo con 8 bit io posso rappresentare 256 cose diverse, ma quanti caratteri ho che voglio rappresentare? Allora, ho i 52 caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli, poi ho le 10 cifre decimali, poi ho i simboli di punteggiatura, poi ho cancelletti, chioccioline e tutti i simboli che vogliamo mettere insieme, ma comunque ne sono meno di 256. Allora, qualcuno si è messo carta e penna e ha detto: allora questa sequenza di bit associo il carattere 0, a quest'altra sequenza il carattere 1, a questa sequenza di bit il carattere A maiuscolo, a questo A minuscolo, a questo il punto esclamativo, eccetera eccetera. E sono state fatte delle codifiche. Quella che è universalmente utilizzata adesso è la codifica che si chiama ASCII, cioè American Standard Code for Information Interchange. American Standard Code for Information Interchange. Questo codice è un codice nel quale oggi è standard, cioè lo utilizzano quasi tutti, e non è nient'altro che associa a una certa sequenza di bit il valore di un carattere. Ovviamente nessuno deve imparare a memoria il codice ASCII, è una roba che non ce ne frega nulla, ma è giusto per capire come in un registro io ci scrivo un carattere. Ragazzi, nella memoria del vostro telefonino a ogni carattere è associato una roba di questo tipo. In base alla quantità di byte che avete, voi sapete quanti caratteri potete memorizzare all'interno di quella memoria. È esattamente lo stesso discorso che facciamo in questo caso.
Più avanti vi darò qualche altra caratteristica che devono avere le rappresentazioni, i codici. Ma questa è una cosa che vediamo più in là quando ci servirà. Ragazzi, io farei qualche minuto di pausa.